Continua la polemica tra i candidati di Avellino sulle dichiarazioni del candidato sindaco Luca Cipriano, che avrebbe detto durante una conferenza stampa che chi vota a destra dalla regione non arriveranno più fondi. Questa mattina il suo avversario politico, Dino Preziosi, ha replicato a muso duro facendo appello anche al presidente della regione Vincenzo De Luca per un suo intervento per smentire Cipriano. Ma la polemica non si è fermata. Il segretario del PD, Umberto Del Basso De Caro, durante l'intervista in onda martedì sera alle 22.30 sul canale 96, ha detto che è la prova di un infantilismo disperato. È la prova di nervosismo ed è anche la prova della disperazione, perché quando si arrivano a dire sciocchezze simili, millantando credito, parlando a nome di poteri regionali che egli non ha e non rappresenta, e quando si dice che ove mai non vincesse Cipriano, il comune di Avellino sarebbe tagliato fuori dai finanziamenti, i rubinetti resterebbero a secco, ma sono cose folli che naturalmente il presidente De Luca non pensa affatto. E penso che se il presidente De Luca dicesse la stessa cosa dell'amministrazione comunale di Napoli, che è guidata da De Magistris, che è un nostro notorio avversario, penso che lo prenderebbero per matto, ma questo non è mai accaduto. Intanto lo stesso Cipriano ha provato a chiarire, dicendo che le sue parole sono state strumentalizzate.